Ciao a tutti, siamo qua in compagnia di Furio Chirico. Ciao. Prima domanda. Sì. Di tutte le esperienze lavorative che hai avuto nella tua carriera, sì, qual è quella in cui sei riuscito ad esprimerti al meglio? Sicuramente la prossima. No, non quella che ho fatto fino adesso, no. Diciamo che essendo un batterista un po' che tende a suonare, nasco come batterista turnista inizialmente e poi sono diventato batterista conosciuto del rock, del progressive, eccetera. Però in realtà le mie esperienze musicali sono, essendo un insegnante dell'Accademia, quindi sono, ho la possibilità di potermi esprimere un po' su tutti i generi musicali. Per cui le produzioni dove io posso esprimermi al 100% sono quelle personali, tipo Father to Song oppure Furiosamente, dove ho musicisti cubani, musicisti italiani di rock, di jazz, di fusion, di Father to Song, per esempio, è un disco dove ci sono, è una specie di opera musicale dove c'è dalla bohemian francese, quello, quindi la canzone tipica degli anni 30-40, fino a situazioni creative di metal prog, per cui dirti qual è la migliore produzione, sicuramente sarà per il futuro, ecco, non è quella delle... E poi la storia degli arti e mestieri dei Trip, sono due gruppi storici che, a cui mi fa sempre molto piacere suonare. Alla manifestazione Drummer che cosa ci presenterai? Qui proprio perché dovendo suonare spesso con gli arti e mestieri dei Trip, che sono il Trip più un gruppo progressive storico, essendo il primo gruppo diciamo prog italiano, no? È uscito nel 1970, per cui quella era PFM del Banco, non c'erano ancora quando i Trip hanno fatto il primo disco prog. Ed era una formazione italo-inglese, come tanti, non so se la conoscono, ma era la formazione di Richie Blackmore, per cui iniziale, con Richie Blackmore uscì e i Trip si fermarono in Italia. Poi c'è l'esperienza degli arti e mestieri, che sicuramente è un'esperienza importante per quanto riguarda il jazz rock, per cui tutto quello che è attorno a questo genere musicale uno si può esprimere, ecco, si può, hai più creatività, sei più libero di muoverti nelle situazioni. Qua invece ho presentato brani, presento dei brani di tratti dal mio album, dei due miei album, che sono appunto Fare Due Song e Furiosamente, che sono usciti nell'arco degli anni, proprio perché ero un po' stufone di dover essere relegato in alcuni stili musicali, no? E questo mi permette di lavorare, qui ci sarà più world music, più latin jazz, con un finale diciamo metal prog, cioè un po' un misto di situazioni, creando un trio nuovo che si chiama appunto Furio Kirk and Friend, che spero di poter portare in giro nelle scuole, anche perché c'è un progetto interessante che è quello, come annunciavo e come annuncerò nelle prossime manifestazioni, di poter portare questa formazione che fa stili così diversi all'interno, e non è così facile trovare formazioni che suonano tante cose ma non cover, cioè composte dalla band ma che tendono ad avere generi musicali diversi all'interno. E fare un interplay con le scuole, quindi con gli studenti delle scuole. Noi mandiamo il materiale a chitarristi, a sassofonisti che possono interagire durante la masterclass e la clinic suonando insieme a noi, avendo avuto prima le partiture, che è una novità interessante che parlavo con Christian Meyer, diceva vai avanti, fallo, perché è una cosa nuovissima, molto interessante, che secondo me potrebbe prendere. Aiuterebbe molto anche la scuola a non essere solo spettatore, ma avere qualche musicista che suona con te, partiture vere, proprio tutto il concerto con questi ragazzi. E qui quindi presento questo tipo di progetto con un trio nuovo, che c'era l'ex batterista e bassista degli Arti e Mestieri nella versione degli anni 80, Arti e Mestieri, quando hanno cominciato a fare proprio big band quasi, con Flavio Porto alla tromba, Parodi al trombone, Antonio Salerno al pianoforte, che è uno dei pianisti di jazz più importanti che abbiamo in Italia, e c'era Umberto Mario al basso. E quindi ci sarà lui col nome fisso, e Marta Caldara, che è un'insegnante di percussioni, di pianoforti, di armonia nella nostra accademia, una ragazza preparatissima in 100 miliardi di strumenti diversi, molto interessante perché essendo anche batterista e percussionista interagisce bene anche con me, che sono un musicista che tende un po' a interpretare molto, per cui devi avere anche musicisti che sappiano suonare cose ritmiche, non solo cose melodiche e armoniche. Certo, certo. E
quindi è chiaro che è molto importante perché l'interplay è facile. Quali sono per te i tre dischi che non devono mancare nella libreria di un batterista? Dunque, non so dirti i titoli perché non me li ricordo, posso dirti i tre batteristi fondamentali. E quindi ci sono molte produzioni e dischi diversi. Adesso io ti dirò anche una cosa magari strana, perché uno non è un batterista, è un pianista. Perché è un pianista? E perché, per quale motivo dico un pianista? Specialmente tutto il lavoro solista di questo pianista, che è Keith Jarrett, perché a me è servito moltissimo per crearmi una serie di rapporti con i sistemi armonici, non solo perché facendo pianoforte complementare tu lo sai fare e sai tenere gli accordi, ma per pensare e interagire con chi è invece proprio pianista, quindi che hai la possibilità di capire qual è il suo linguaggio, essendo il pianoforte lo strumento più percussivo, a parte vibrafono, marimba, xilofono, però anche lì lavoriamo con bacchette, quindi nel pianoforte invece hai una serie di piedi, pedali, ci sono molte cose che si possono agire. Prendiamo l'organo con la canna, per esempio, dove ti devi muovere con la pedaliera per creare i bassi. Per cui le tastiere in generale, e specialmente il pianoforte, e specialmente Keith Jarrett, mi hanno aiutato molto a crearmi un linguaggio e a seguire meglio quelle che erano le parti melodiche, ritmico-melodiche. Cioè, io sono sempre stato un batterista molto barocco, no? Per cui molto barocco vuol dire uno che suona molto durante il brano. Però ad un attento esame, piaccia o non piaccia quello che faccio, non c'è mai uno scollegamento con il sistema melodico e armonico, mai. Tu puoi analizzare tutti i miei dischi da A alla Z e vedrai che può essere in dubbio il perché c'è tutta questa roba o perché non ce n'è, e questo fa parte del gusto musicale, mi piace o non mi piace. Però dal punto di vista della relazione con le parti melodiche e armoniche sono fondamentali, il mio lavoro è fondamentale, e questo di moltissimi batteristi. Però ti dico, io ho cominciato questo tipo di rapporto con la batteria nella fine degli anni 60, quindi non era così naturale in quegli anni. Ecco perché ti dico, per me è stato un percorso importante, forse la cosa più importante che io ho fatto personalmente, in base a quello che considero, se considero qualcosa di interessante quello che ho fatto. Per cui è molto importante anche altri due batteristi fondamentali. Un batterista è Buddy Rich. Buddy Rich è importante perché dal punto di vista, forse ci sono batteristi di jazz che sono stati più creativi, più originali, ed è vero, quindi allora bisognerebbe fare 100 miliardi di nomi diversi. Sì. Ma perché lui è importante? Lui è importante perché è sempre riuscito a dare allo strumento quella capacità di interagire con la struttura, di nuovo siamo sulla struttura del brano, portandosi dietro l'orchestra, che è una cosa che ai batteristi è un obiettivo complicato, ma è un obiettivo importante. Cioè, portare tu il ritmo della band spesso non avviene. Avviene perché ci sono tutti i musicisti che oppure c'è un direttore d'orchestra che ti, ecco, lui è diciamo l'immagine del direttore d'orchestra batterista, cioè quello che per primo ha dimostrato che un batterista poteva dirigere una situazione. Ecco, per quello che mi viene, poi la tecnica, quelle cose sono sempre importanti. E poi mi viene in mente un altro nome, perché è stato per la nostra generazione, io ho potuto fare alcune cliniche con lui e anche un concerto dove abbiamo fatto un suo album in duo, facendo gli stessi brani ma suonando gli stessi tempi, ma ognuno con i suoi fill e con le sue tecniche. Avevo appena iniziato ad operare la batteria speculare e lui aveva appena iniziato ad operare la batteria sequenziale, cioè alternando un tom piccolo e uno grande, che è Billy Cobham, e siamo negli 83-84, cose del genere, quindi molto tempo prima che uscissero le batterie speculari. È stato il primo esperimento che ho provato a fare. Per fortuna ho ancora qualche video di questa cosa, lo metterò in rete presto, cioè una roba da 2-3 minuti, perché delle volte si dicono delle cose e poi non ci sono, no? Cioè non ci sono più, ma chissà se... Mentre qualcosa sono riuscito a recuperarlo, era una clinica fatta con la mia band che si chiama Electric Jazz Team, che era una band che adoperava molto l'elettronica negli anni 80, la prima fase di elettronica un po' sofisticata, e Huey, il sassofono, quello elettronico, perché in Italia abbiamo fatto esperimenti
quasi in contemporanea con gli Stati Uniti, non è vero che qui eravamo indietro. Il problema è che si conoscono meno queste cose, molto meno. Io vedrai quel filmato che è dell'83 e in America succedevano quelle cose. Quindi, se eri un musicista attento, le cose venivano fuori, per forza di cose ti documentavi. E quindi Cobham è importante perché il rapporto tra mi posso permettere di arrangiare i pezzi degli altri e i miei e comporre anche delle belle cose. Cobham è stato il primo a comporre dei bei dischi come batterista, Total Eclipse, Shabazz e di seguito, sono dei bei dischi. I dischi dei batteristi erano un tempo un po' noiosi, no? A parte Tony Williams che riusciva a fare delle cose molto interessanti. Però sicuramente il Billy Cobham è stato un batterista che ha aiutato moltissimo le nuove generazioni a crearsi un po' il mito della velocità inizialmente. Il mito della potenza che lui non è vero che applica, suona molto più forte Steve Gadd di lui, ma molto di più, sembrerebbe il contrario. Lui è molto delicato, solo che ha un peso nel suo corpo che quando fa i crescendo o quando fa il concetto di il rapporto con l'accento è veramente devastante come volume, ma è un fatto fisico. Ma il suo volume standard è medio basso, ti posso garantire, perché ho fatto un concerto insieme, io facevo fatica a stare a suonare basso così. Cioè, quando però si alzava io facevo fatica a stare dietro. È lì il problema. Allora, questa confusione con la sua stazza, che è stata fatta anche nei miei confronti, e il rapporto invece col suo concetto di ghost note, di timing sotto, spesso viene tralasciato perché, che invece lui è un maestro del tocco, cioè uno dei pochissimi batteristi che suona alla tecnica del rullante come un musicista classico, sono pochi ad averlo, quindi ha veramente un soffio sui press e sulle tecniche da merchant band, e questo mi ha subito stupito. Ho detto, guarda questo qui che energia che ha, che accentuazioni, che modo di lavorare, che all'interno, poi suonava aperto come suonavo anch'io, per cui lo capivo subito, i suoi disegni li capivo, ma ho trovato molto molto interessante il rapporto con le dinamiche sue. Erano veramente esasperanti, suonandogli insieme me ne sono preso conto. Un batterista che è un punto di riferimento. E poi fondamentale, te ne aggiungo ancora uno, fondamentale per me è stato Jacques Dejonette. Jacques Dejonette per il rapporto, perché è stato importante per me Davis. Io ho fatto delle tournée negli Stati Uniti proprio nel periodo in cui è uscito Vicious Brew. Ero con i cantanti commerciali allora, Dino, Carmen Villani, la gente non sa, io ho fatto un turnista, anche se pensano sia impossibile, però ho fatto un turnista per 3 o 4 anni, Ragazzi del Sole, insomma, ho fatto un sacco di roba commerciale, e ho avuto, l'avvento di Davis in fase jazz elettrico è stato per moltissimi batteristi finalmente posso lavorare più di cassa, posso fraseggiare, posso non tenere il tempo. C'era un concetto quasi free, ma non free. Sì. E quindi è stato un momento veramente eccezionale, che mi ha dato un sacco di idee. Anche proprio sentendolo e suonandoci sopra, facendo altre cose. Quindi Jacques Dejonette è stato un batterista per me importante. Quindi Keith Jarrett come pianista, Jacques Dejonette, diciamo, per in linea, batteristi che non devono mancare, insomma, nell'ascolto, sono Buddy Rich come batterista storico, Jacques Dejonette come rottura, Tony Williams, Jacques Dejonette, ma a me piaceva più Jacques Dejonette, e che è anche un pianista tra l'altro. Sì. E appunto Billy Cobham, che è stato un batterista fondamentale per le generazioni degli anni 70. Sì. Speriamo di vederci presto, io sono Furio Chieto, ciao a tutti!